Siamo felicissimi di avere con noi Alessandra Viaggianti, l'associazione di promozione sociale specializzata in disabilità sensoriali Comunico, che come state vedendo tradurrà con la lingua dei segni questo nostro appuntamento. Il terzo appuntamento della terza edizione del Libro della Vita, in questa fine di 2016 di grandioso fermento culturale qui a Scandicci. Non c'è soltanto questo appuntamento, oggi c'è alle 18 al Teatro Studio il concerto di Natale con l'orchestra Gans Ensemble e alla Cappella Musicale Fiorentina il concerto di Natale all'Auditorium alle 18.15, quindi due concerti alla stessa ora in due luoghi della città, il Capodanno, il 31, imperdibile con Nada e con Motta in piazza, poi l'8 gennaio avremo Guccini che verrà a trovarci a Libro della Vita. Insomma, visto sta Scandicci, no? Quante cose succedono. A lavorare, si ottengono. Anche Vladimir Luxuria mi ha detto, ma come un libro? Come faccio a scegliere un libro soltanto? Tanti libri ho segnato la mia vita. E poi è costretta, ha fatto una scelta legata ad una fiaba che è La Sirenetta di Hans Christian Andersen. Ed è molto bello tenere insieme, siamo partiti con Lorella Zanardo, Lucia Poli la volta scorsa, poi avevo Guccini, personaggi molto eterogenei tra di loro, molto diversi tra di loro, con linguaggi diversi, con storie diverse, che però ci aiutano a dire due cose che ci stanno molto a cuore. E questi valori accomunano questa rassegna, ma in qualche modo anche il sentire dell'amministrazione comunale, della vita culturale in città. Su questo pianeta gira perché ci sono delle persone che ci camminano sopra, che migrano, che si spostano, e queste persone tengono in vita questo pianeta perché sono tutte diverse tra di loro, tutte. E noi questa cosa non ci smetteremo mai di difenderla, a costo delle nostre vite, la diversità di tutte le persone, che sono però cooperative e stanno insieme e fanno girare il pianeta. E questa è la cosa per cui vale la pena vivere. Vladimir Luxuria, grazie. Buongiorno e buona domenica e grazie di aver deciso di dedicare il vostro tempo oggi ad ascoltarmi. Io sono venuta qui oggi per raccontarvi una fiaba nella fiaba. Partiamo dalla prima fiaba, quella di un bambino che aveva 14 anni, che viveva in una casa molto grande a Foggia, in Puglia, nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia. Famiglia povera e dignitosa, perché si può essere poveri e dignitosi. E mi sono sempre chiesta il perché non ci potevamo permettere una casa così grande all'ultimo piano con una vista incredibile. Solo dopo tanto tempo mi hanno spiegato che in quella casa non ci voleva andare a abitare nessuno, perché si credeva fosse infestata da un fantasma. E quindi a un prezzo stracciatissimo d'affitto venne affittata questa casa ai miei genitori, che si potettero permettere di poterci vivere. In particolare si pensava che dalla finestra dell'ultimo piano ci fosse ogni tanto, qualcuno avesse visto una donna che si affacciava. E la stanza che dava su questa finestra era tenuta chiusa, era un salone molto grande, però non c'entrava mai nessuno, e per me quella era la stanza in cui invece ci andavo più spesso, perché era la stanza in cui entravo e fantasticavo storie, cercavo di evadere soprattutto da una realtà che avevo cominciato a capire sin da piccola, che sarebbe stata ostile nei miei confronti, e quindi cercavo
un conforto in una fantasia di evasione. Se fossi più mistica, penserei che quella fanciulla che è cresciuta dentro di me era la fanciulla di quel fantasma, di quella stanza. E tra le varie fantasie, una in particolare mi ha molto turbata, mi ha posto delle domande, ed è stata quando mi hanno letto, quando mi hanno raccontato la fiaba della Sirenetta di Hans Christian Andersen, una favola del 1836. Tante favole mi sono state raccontate, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pinocchio, ma non mi hanno mai turbata quanto mi ha turbato la Sirenetta. Voi sapete che le favole hanno dei significati molto profondi. La psicanalisi freudiana ha utilizzato moltissimo non solo i miti della Grecia, ma anche la favola per spiegare alcune caratteristiche psicologiche degli individui. Cuffie. La Sirenetta mi ha colpita perché è la storia di una creatura che desidera essere altro e altrove. Cominciamo a vedere chi è questa Sirenetta. È la figlia del re del mare. Erano tante figlie e lei è l'ultima, la più giovane di queste. Ma qual è la sua particolarità? Che a differenza delle sue sorelle, che erano contente del luogo in cui abitavano, un mare fatto di cristallo purissimo, così profondo che un'anfora non potrebbe mai toccarne il fondo, con un castello del re del mare con un tetto fatto di conchiglie, di perle. Erano sei belle fanciulle, ma la più giovane era la più bella di tutte, e anche lei non aveva i piedi. Vede il sole, lo vede come qualcosa di lontano, e il padre promette alle figlie che quando avranno compiuto il 15° anno di età avranno il permesso di affacciarsi alla superficie del mare, scoprire cosa c'è al di là del mare. Questo è un tema molto forte di tutta, possiamo dire, la letteratura, scoprire cosa c'è oltre, no? Prima che venisse scoperto il nuovo mondo, ha fatto parte della fantasia di tutta la letteratura. Oggi forse questa fantasia è trasposta negli altri pianeti, nei viaggi su Marte, perché ormai di questo mondo abbiamo scoperto tutto, e come diceva Leopardi, quanto più scopriamo il mondo, tanto più l'orizzonte si rimpicciolisce, perché la nostra fantasia di pensare cosa c'è al di là di quel mondo viene soppiantata dalle scoperte geografiche. E lei, quando il padre gli dice che a 15 anni potrà vedere cosa c'è al di là del mare in cui lei abita, gli dice: non c'era per lei la felicità più grande che sentir parlare del mondo sopra il mare, dove vivevano gli uomini. Perché sì, è vero, lei aveva i pesci che entravano nel suo castello un po' come le rondini entrano nelle case sulla terra, però le diceva: io voglio annusare i fiori, perché nel suo mondo i fiori non hanno odore. Quindi ha questa grande curiosità di scoprire cosa c'è in quell'altro mondo, di essere altrove, e non vede l'ora di avere 15 anni. Man mano che le sue sorelle più grandi arrivano all'età di 15 anni e che quindi fanno l'esperienza di scoprire cosa c'è dall'altra parte, lei ascolta i racconti, e questa cosa ancora di più aumenta la sua curiosità di non vedere l'ora
di scoprire cosa c'è appunto. Finalmente compie 15 anni. E lei può finalmente vedere cosa c'è e si innamora di ciò che c'è oltre e vorrebbe essere altrove. Questo è un periodo in cui tanta gente vuole essere altrove, geograficamente. Quando ho riletto per questa occasione la favola, mi è venuta in mente questa immagine di una donna con un bambino in braccio, con le macerie di Aleppo, che desidera essere altrove, che desidera essere in un luogo in cui poter dare una speranza ai propri figli di non finire travolti dalle macerie per un bombardamento. Mi è venuta alla mente le persone che soffrono di persecuzione per motivi religiosi, per motivi etnici e che quindi scappano dai loro luoghi per andare altrove, e l'altrove è un luogo che ti dia la speranza della sopravvivenza, e che è una disperazione così grande, così enorme, che tu spendi tutto quello che hai per un viaggio. Spendere per un somalo 1.000 euro, 1.500 euro per un viaggio è una roba enorme. Se qualcuno mi dice fai un viaggio 1.500 euro, 2.000 euro, io immagino una crociera, una bella cabina, tutto incluso, magari anche lo spettacolo sulla nave. Certo non immagino di fare un viaggio su una barca arrugginita, bagnata dal cherosene, in balia delle onde, con il pericolo che io venga travolta da queste onde. Questo dà l'idea della disperazione che spinge tante persone a rischiare la vita come la rischiano e purtroppo la perdono. E il naufragio è presente in questa favola, perché le sirene, che nella mitologia greca, per tutti quelli che ricordano l'Odissea di Omero, le sirene sono queste creature collocate geograficamente più o meno verso l'Italia sud-ovest, quindi più o meno lo stretto di Messina, quella zona lì, in cui passando Omero, queste donne che hanno sempre una voce incantevole, cantano e ingannano l'uomo, lo seducono, oppure provocano il naufragio e l'annegamento dei naviganti. Qui succede una cosa diversa nella favola di Andersen, perché c'è un principe della terra, bellissimo, che è sulla nave, avviene questo naufragio, lui sprofonda nel mare e la sirenetta che vede questo giovane principe lo salva, lo prende e lo conduce sulla spiaggia. Il principe ha ancora gli occhi chiusi e tramortito e non sa chi lo ha salvato. La sirenetta resta ai bordi del mare aspettando che qualcuno lo vada a salvare. Arriva un'altra ragazza bellissima che lo fa rinvenire. E lui, aprendo gli occhi, vede quest'altra ragazza e pensa che sia stata lei ad averlo salvato. La sirenetta ritorna nel mare, ma succede quella cosa meravigliosa che succede a tutti noi, si innamora. Si innamora di questo principe. Ma lei sa che non potrà essere riamata da questo principe, e da qui è nato poi il mio turbamento, perché non è una donna completa.
perché non è una donna come le altre, perché lei non ha le gambe come le donne che abitano sulla terra, lei ha una pinna, finisce con una pinna, è metà donna e metà pesce, e comincia a desiderare di trasformare il suo corpo per poter essere amata da questo principe. È l'unico esempio dei tanti miti che vuole cambiare il proprio corpo. I miti ce ne sono tanti, i centauri, pensiamo, ma non c'è metà uomo, metà cavallo, ma non c'è nessuna storia in cui uno di questi vuole cambiare il proprio corpo. Forse è più simile Pinocchio, che non si accontenta di essere legno e vuole essere carne, che si avvicina più a questo mito rispetto alla mitologia che accompagna questo tipo di figure. E allora cosa fa lei? Lei è disposta a tutto pur di diventare una donna completa, a tutto. Si rivolge alla strega del mare, è una strega cattiva questa strega del mare, lei arriva nel regno di questa strega del mare e racconta così come il regno della strega del mare, si chiama Maelstrom. Non un fiore, non un'erba spuntava in quel luogo, soltanto un nudo fondo di sabbia grigia si stendeva fino al vortice profondo dell'oceano, dove le acque turbinando come ruote di mulino trascinavano e inghiottivano quanto capitava nella loro furia. Gli alberi cespugli erano folti, per metà bestie e per metà piante, simili nell'aspetto a serpenti con 100 teste che spuntassero dal suolo. I rami erano come lunghe braccia vischiose, dalle dita a guisa di agili vermi molli che si muovevano vertebra per vertebra. Entra in questo regno di questa strega, si rivolge alla strega del mare e le dice: strega, io voglio un paio di gambe, io voglio diventare una donna come tutte le altre. E la strega le dice: va bene, io ti darò due gambe. Però se le avesse dato solo due gambe sarebbe stata una strega buona, invece deve essere un po' cattiva. E allora, in cambio, tu ogni volta che farai un passo con quelle gambe che io ti do, sarà doloroso come camminare su dei coltelli. Lo accetti? E lei dice: sì, io accetto tutto pur di diventare una donna completa. E c'è anche un'altra cosa. Non potrai più parlare. Ti toglierò la voce. Le sirene erano famose per il loro canto. E lei dice: la realizzazione della mia libertà, della mia completezza di donna, mi fa pensare che riesco a sacrificare anche questo, ma c'è un significato ancora più profondo. Lei, una volta diventata donna, non potrà più raccontare quello che lei è stato, anche perché forse non c'era ancora il linguaggio dei segni che vediamo adesso in questa sala. Accetta tutte queste condizioni per incontrare il suo principe. E così, con le gambe, bellissima, arriva sulla terra e incontra il principe, che si innamora perdutamente di questa meravigliosa fanciulla. Anche quando gli fa le domande, anche se lei non può risponderle, ma è bellissima e lui si innamora perdutamente. Fino a quando però, purtroppo, a un certo punto, suo padre, per motivi di alleanze, matrimoni combinati, ne esistevano già allora, dà come destino a questo principe in sposa la figlia di un altro re, di un regno confinante. E allora
per questa sirenetta è l'inizio della fine, perché lei ha cambiato il suo corpo, ha accettato tutti i sacrifici, ma il principe si sposerà con un'altra donna. E allora la strega del mare le dice: ti do un coltello, se tu uccidi quel principe io ti darò un'anima immortale, perché le sirene non avevano l'anima immortale. La sirenetta, che continua ad amare questo principe, preferisce non ucciderlo e rinunciare alla sua anima immortale. In cambio però avrà la promessa che dopo molti anni raggiungerà questa anima immortale. E dice Andersen alla fine di questa favola: ogni volta che un bambino piange rende più lontano il raggiungimento dell'anima immortale della sirenetta. Ogni volta che un bambino sorride, la sirenetta sarà più vicino al raggiungimento di quest'anima immortale. Ecco, tutte le volte in cui un bambino piange per fame, in cui un bambino piange perché è su una nave in balia delle onde e ha paura di morire, ancora oggi, se vogliamo credere a questa morale, il raggiungimento dell'immortalità dell'anima di questa sirenetta diventa più lontano. Questa favola mi ha colpito profondamente perché già a 14 anni avevo capito che c'era qualcosa che non andava, nel senso che i miei cuginetti amavano giochi a pallone e io preferivo le bambole, perché poi tutta la settimana i miei zii parlavano di quel calciatore, come aveva fatto quel gol, sapete come sono, e io invece preferivo parlare di come era vestita male la zia all'ultimo matrimonio con le mie zie, eccetera. Mi perdonino le femministe, perché è chiaro che le donne non è che fanno, però insomma in quel momento mi piaceva molto. Quindi avevo capito che il mio corpo andava in una direzione e la mente dall'altra. Per dirla con una battuta, io mi guardavo allo specchio, speravo che mi spuntassero un paio di tette, invece mi spuntarono i baffi, grande tragedia ovviamente. Quindi l'idea, la storia di una donna incompleta, di una donna che vuole cambiare il proprio corpo, era una storia che mi aveva profondamente turbata, perché un po' parlava del mio futuro e parlava anche di me. Rileggendo la biografia di Hans Christian Andersen sono rimasta profondamente colpita, perché nelle lettere che Hans Christian Andersen, siamo a metà dell'Ottocento, non c'era ancora WhatsApp, quindi ancora si scrivevano le lettere, lui si era innamorato di un ragazzo, Hans Christian Andersen, che si chiamava Edward Collins, e gli scriveva delle lettere. In una di queste lettere lui dice: io ti amo, ma non è l'amore di un uomo verso un altro uomo, sono i miei sentimenti di donna verso un altro uomo. Quindi Hans Christian Andersen si sentiva trans in realtà, ma in un periodo storico in cui non si potevano realizzare questo desiderio, non doveva essere represso. E la valvola di sfogo degli artisti era l'arte. Quindi tutto ciò che non potevano realizzare nella realtà veniva trasfigurato nella fantasia artistica. Per questo motivo le favole di Hans Christian Andersen sono tutte sulla diversità. Se pensate al brutto anatroccolo, ad esempio, no? O pensate a una serie di altre favole, si parla spesso di diversità. E a causa della diversità, l'allontanamento. L'allontanamento è la prima funzione nella morfologia della fiaba di Vladimir Popp, cui viene analizzato, diciamo un po' così, quelli che sono i temi ricorrenti di ogni favola, no? E la
l'allontanamento, perché quando si capisce che c'è qualcosa che non va, il protagonista della favola si allontana da casa. La sirenetta si allontana dal mare, il brutto anatroccolo si allontana dalla sua famiglia di origine per cercare i suoi consimini, c'è l'allontanamento e spesso anche lo smarrimento, sono temi che ricorrono nelle favole. E questo è stato anche quello che ho vissuto io, perché mi sono allontanata dalla mia città di origine, non solo perché poi volevo conseguire la mia tesi di laurea che poi ho in lettere, ma soprattutto perché cercavo un luogo in cui potessi essere più libera, potessi dare una realizzazione alla mia identità sessuale, e non è facile lasciare la propria terra, no? Alcune volte, anche quando sento alcuni rappresentanti politici, l'unica cosa di che dirò di politica e poi il resto, che vedono solo il lato quasi egoista di chi cerca di migliorare la sua fortuna, non pensano mai a cosa lasciano, no? A cosa sacrificano per cercare di migliorare il proprio destino. Allora, io ho lasciato appunto la mia città di origine quando ho compiuto 18 anni e mi sono trasferita appunto a Roma, anche perché un po' di anni fa la situazione non era così facile. Oggi cammino per strada, incontro tanta gente carina, davvero tanti, che mi stringono la mano, mi sorridono, mi fanno anche i complimenti. Ma quando avevo 16 anni andavo in giro per la mia città, non è che mi dicessero esattamente queste cose. Anzi, quando andavo a scuola, trovavo sul mio quaderno che aprivo qualcuno che aveva scritto con una penna a biro ricchione, che corrisponde a buco, ecco, perché dovete sapere, c'è ogni regione ha il suo nome, no? Facciamo una piccola sociolinguistica, va, divaghiamo. Allora, facciamo anche allora, nel sud si dice ricchione, va bene? Quindi le orecchie. Io mi sono sempre detto, ma che c'entrano le orecchie, no? E dato che io sono una persona curiosa, ho fatto uno studio e ho scoperto perché si dice ricchione. Tutto proviene dai conquistadores spagnoli, quindi siamo nel 1500, fine 400, inizio 500, quando si andavano a scoprire le Americhe. E allora questi conquistadores spagnoli, che in realtà dovevano andare a conquistare appunto questi territori, cosa scoprirono? Scoprirono che nelle antiche popolazioni maya, le popolazioni precolombiane, gli Incas, l'omosessualità non era assolutamente un problema, anzi era una cosa accettata. I famosi selvaggi, no? Allora, quando scoprirono questa cosa, i cristiani che andarono lì dissero: ah, questi sono perversi, hanno sodomia, e quindi utilizzarono anche questo pretesto per sterminare donne, bambini, uomini, e metterci e piantare la loro supremazia. Queste popolazioni portavano i piercing qui all'orecchio, no? Come un po' i ragazzi giovani di adesso, e quindi avevano il lobo dell'orecchio ingrandito. Mettevano, sai, anche i dischi, no? Quindi erano orejones, uomini dalle orecchie grandi. Quindi da quel momento si è detto, noi abbiamo avuto gli aragonesi nel sud d'Italia, quindi che ci hanno portato anche questo lascito linguistico, da quel momento la persona con le orecchie grandi era il ricchione, quindi il gay. Infatti quando sono stata a cena da Silvio Berlusconi, lo osservavo. Ma quello glielo ho detto, non sto dicendo niente. C'ha due orecchie che sono due cotolette alla milanese, veramente. Che
poi a furia di lifting stanno ormai qua dietro come i conigli, no? Infatti ho detto, vabbè, venderà il Milan ai cinesi, perché un po' è cinese, è diventato anche lui, c'ha due occhi a mandorla per... Ha detto, presidente, gli ho detto, adesso capisco perché lei si vanta sempre delle donne, a me mi piace quella, mi piace... Perché ha paura di essere scambiato per un ricchione, quindi lei giustamente deve ribadire tutte le volte la sua eterosessualità. E infatti ci siamo fatti una risata e mi sono presa anche una rivincita su tutte le battute che mi aveva fatto lui precedentemente. Oh, dal sud ci spostiamo un po' più al centro e in Toscana, ma che orecchie, cioè, andiamo dritti al punto, no? Dove c'è buco non c'è perdenza, dai, diciamocelo. Tanto la vita è come un buco, no? Si nasce da un buco, si mangia da un buco, si caga da un buco e si finisce in un buco, no? E quindi va bene il buco, no? E poi anche devo dire, i lombardi sono molto pratici da questo punto di vista, tant'è che i toscani hanno usato proprio una parte senza specificarla, invece i lombardi direttamente culattone, quindi così. Ora, quindi mi dicevano appunto queste parole, appunto questi epiteti, per cui io ho desiderato un po' come la sirenetta andare altrove. Oh. Cosa succede? Succede che il peggiore dei miei compagni di scuola, si chiamava Enzo Villani, non me lo posso mai dimenticare, era quello che tutte le volte facevano l'appello in classe e dicevano il mio cognome Guadagno, e io dicevo presente, e lui dietro presente, quello che mi scriveva ricchione, insomma, quello che mi fa, una volta mi ha fatto venire il desiderio di lasciare la scuola, cioè proprio gli studi che erano la mia passione. Per fortuna invece ho resistito, ho continuato ad andare a scuola e mi sono anche laureata con 110 e lode. Non lo dico perché voglio fare la figa della situazione, ma perché per me è stata una grande sfida vinta, perché vi assicuro che tanta gente purtroppo ha lasciato la scuola perché è vittima di bullismo di tutti i tipi, o perché non hai lo zainetto firmato, o perché hai un paio di lenti spesse, o perché sei balbuziente, o per altri motivi. E lottare contro il bullismo è un tema fondamentale per la scuola. Cos'è successo? Io poi dopo sono andata a Roma, ho fatto i miei studi. Tra le tante cose che ho fatto nella mia vita, non so quanti di voi sanno, ho fatto anche la parlamentare nel 2006. Sono diventata parlamentare e sono tornata a Foggia. Oh, come cambiano i tempi. Prima camminavo e mi dicevano ricchione, ricchione, sono ritornate tutti onorevole, onorevole. La roba, ho detto oddio. Vabbè, a un certo punto mentre cammino sul via, sembravo Sofia Loren quando torna a Pozzuoli, vedete, una cosa del genere. A un certo punto, mentre camminavo, incontro quest'uomo che mi fa: Vladimiro, e ti ricordi di me? Che chi cazzo? Scusa, sono Enzo Villani, andavamo a scuola insieme. Dico, certo che mi ricordo di te. Oh, complimenti, sei diventato onorevole, complimenti. Andiamoci a pigliare un caffè, traduco, andiamoci a prendere un caffè. E io ho detto, dico, guarda, nella vita bisogna sempre stare a credito. Perdonare è un grande atto di coraggio, di forza. È molto più debole incazzarsi e avere rancori per l'eternità nei confronti di chi ci ha fatto dei torti, no? Quindi ho detto, vedi, ha cambiato idea, ben venga, mio padre ha cambiato idea su di me. Mio padre, non gli stavo mica bene a mio padre, eh? Camionista,
del sud tanti anni fa, e adesso mio padre si è iscritto alla GEDO, all'associazione dei genitori di omosessuali, e guai a chi parla male dei gay a mio padre. L'ultimo gay pride che c'è stato a Foggia, mio padre è venuto col camion e ci ballavano le drag queen sul suo camion, vi dico solo questo. Questo lo dico veramente per tutte le persone nella mia situazione, lo dico sempre, perché è anche un tema importante nella famiglia. Si può cambiare, dobbiamo, a volte ci si deve allontanare per avere questo, perché a volte è necessario, però dobbiamo sempre avere fiducia nel cambiamento nostro e altrui. È un avvicinamento reciproco, mai aspettare che siano solo gli altri ad avvicinarsi. Facciamoli anche noi qualche piccolo passo in avanti. Comunque, insomma, incontro questo Enzo Villani, mi ci prendiamo un caffè, ma che bravo, è cambiato, che bello. Vedi come può cambiare la gente. Andiamo in questo bar, lui. Fate largo! Sta entrando l'onorevole! Dico, ma stai buono, stai zitto. Andiamo al banco. Oh, un caffè per l'onorevole, fatelo bene, per l'onorevole. Cosa vuoi, un cornetto o qualcosa? Dico, no, un caffè, va bene, ok. Lo zucchero come lo vuoi, di canna, dietetico. Prendo sto caffè e comincia a dirmi. Complimenti per la tua carriera politica. Io ho due figli. Mo uno deve fare un concorso. Tu stai là, se puoi dare una mano, una raccomandazione. Ho preso il caffè, ho posato la tazzina e gli ho detto, Enzo, io non raccomanderò tuo figlio, non perché mi voglio vendicare su di te per tutte le cattiverie che hai fatto, perché colpa hanno i figli delle colpe dei padri. Non lo faccio perché voglio continuare a sperare che il lavoro sia un diritto dell'individuo, non un favore che ti fa il politico in cambio di un voto. Quindi io mi auguro che tuo figlio meriti il posto, che vinca il concorso, e se tu sai di raccomandazioni, denuncia. Anzi, dimmelo, che ci faccio un'interrogazione parlamentare. C'è rimasto malissimo, ma quello è stato il caffè più buono che ho bevuto nella mia vita, ve lo posso dire. Ah, abbiamo ancora 10 minuti e un quarto d'ora. Io... Quando mi è stato chiesto che libro portare, è stato per me davvero difficile, perché come quando ti chiedono qual è la canzone più bella, qual è il film più bello, e ce ne sono stati tanti, perché poi dopo uno i libri li legge un po' per la scuola, un po' per anche passioni personali, però ho voluto scegliere proprio questa favola di Hans Christian Andersen perché appunto mi aveva colpita in maniera particolare. E voglio leggervi un altro passo di questa, ecco, forse, ecco qui, vorrei leggere la parte finale di questo libro, perché secondo me è molto, molto bella, perché è proprio sull'amore, no? Anche tu, povera, piccola sirena, a questo hai aspirato. Hai sofferto duramente e sei ascesa al mondo delle creature aeree. Ma ora, finalmente, se compirai azioni buone, potrai, in un periodo di 300 anni, formarti un'anima immortale. Ogni volta che vediamo un bambino che fa esultare di gioia i suoi genitori, il buon Dio abbrevia il tempo della nostra prova. Il bambino non sa che noi siamo nella casa, e se in quell'attimo gli sorridiamo, ci verrà tolto uno dei 300 anni. Però, se troviamo un bambino cattivo, dobbiamo piangere dolorosamente, e ogni lacrima aggiunge un giorno al tempo della prova. Questa è la parte finale di questa favola che io appunto ho,
ho amato in, veramente in maniera molto molto forte, perché per chi nasce maschio si sente maschio, per chi nasce donna e si sente donna, a volte non è facile capire chi non è così. Io tutte le volte che sento una mia amica che mi dice, ah, se fossi nata maschio, no? Dico, ma tesoro, ma tu hai avuto il dono più bello di essere donna, cioè un regalo che io mi sono dovuta fare da sola, quindi tienitelo caro questo dono. Perché capisco ancora come, quasi in un mondo in cui ancora oggi le pari opportunità sono un tema molto forte, quasi converrebbe rimanere uomini, no? Perché? E quindi invece io dico sempre che ho fatto la scelta di cercare di essere quella che sono internamente, indipendentemente dai privilegi o dai non privilegi che questa scelta assume. Io penso sempre che il rispetto è una parola importantissima, il rispetto, la comprensione, cercare di comprendere gli altri. È troppo pigro fermarsi all'involucro di una persona, dobbiamo cercare di capirne di più la profondità. Voglio raccontarvi questa cosa che mi ha fatto capire tante cose. Io a un certo punto andavo in palestra, non per diventare bodybuilder ovviamente, perché cercare un po' di mantenermi un po' così, e quando vai in palestra, sapete, ci sono gli spogliatoi per gli uomini e gli spogliatoi per le donne, e io mi sono sempre trovata nella vita sempre sto bivio, il bagno per uomini e il bagno per le donne, e io che sono così vado nel bagno delle donne, tranne quando incontro ogni tanto qualcuna che mi fa, tipo la Elisabetta Gardini, che vabbè, mi faceva una cosa, vabbè, tiriamo lo sciacquone su quella storia, vabbè. Oppure mi ricordo quando andai a vedere, vabbè, insomma, succedono che ci sono queste. Allora cosa facevo? Per evitare, un po' di anni fa, per evitare così, allora dico, vabbè, ok, vado nella palestra e mi porto... No? E mi spoglio a casa, vado direttamente con e mi faccio la doccia a casa, no? Per non creare problemi, imbarazzi, cose, eccetera. Le donne mi dicevano, dice, ma perché non ti fai la doccia con noi? Io dico, ma no. Allora una mi ha detto, guarda, ti faccio vedere una cosa, io mi faccio la doccia come le altre, mi ha fatto vedere una cicatrice che aveva, che partiva da qui a qui. Perché io non mi vergogno, cioè io mi faccio la donna e non mi vergogno di questo sé. Ognuno ha il corpo che ha e non deve farsene un problema, no? Non deve farsene un problema. E io penso che il rapporto col proprio corpo è uno dei grandi temi di questa nostra società, l'accettazione del proprio corpo, che vuol dire accettarne i limiti, ma soprattutto cercare di far somigliare il corpo a quello che noi sentiamo di essere, che non è una questione di estetica, ma proprio è una questione identitaria. Io oggi mi sento una persona migliore. Io c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo capito che stavo diventando cattiva perché non ero in pace con me stessa, non mi sentivo realizzata e stavo diventando una persona malinconica, cattiva, depressa. Quando ho cominciato a prendere in mano la mia vita e a scegliere di diventare quello che sono, ho cominciato a rilassarmi, ho cominciato a vedere il mondo. Oggi mi sento più in armonia con il mondo che mi circonda, con gli animali, con i bambini, con il panorama color glicine che ho visto ieri su Firenze, con l'arte. Se io fossi stata una persona repressa,
forse mi sarei sentita in disarmonia con me stessa e con il mondo. Un mondo di persone libere, un mondo di persone che possono realizzare, un mondo migliore anche per voi, perché una persona che tiene dei segreti, una persona che non si realizza, è una persona che rende il mondo peggiore. Lottare per la libertà, lottare per l'uguaglianza, serve anche a vivere in un mondo migliore. Ognuno di voi può farsi portavoce e può incidere per ottenere un mondo migliore. Se ogni volta che sentite qualcuno che dice «Ah, ma questo perché tu lo vuoi, perché vuole fare questo? Quella è donna, non può farlo, no?» Oppure «Perché quello non può fare questo?» Ecco, invece l'idea che tutti possiamo realizzarci, tutti, perché c'è un corpo, ma c'è un'anima soprattutto, ed è l'anima la cosa più importante. Io ho preferito adeguare il mio corpo all'anima e non viceversa, perché ho dato grande importanza alla mia anima, alla mia interiorità. Quindi questo forse è l'augurio che posso fare a tutti. E come morale, anzi più che morale della favola, chiamiamola morale della favolosità, mi piace di più. La morale della favolosità è questo: cercare di rendere più libere le persone vuol dire rendere più libero il mondo e renderci più liberi noi. E non c'è cosa che abbia un prezzo come la libertà. In nome della libertà abbiamo avuto gente che si è sacrificata sui monti, i partigiani, i giovani che sono andati a combattere nella prima guerra mondiale, gli eroi del Risorgimento per un'Italia unita, in nome della libertà. In nome della libertà ancora oggi gente sacrifica la propria vita e quella anche dei figli per cercare di avere un futuro migliore, scappare dalle guerre, dalla disperazione, dalla persecuzione. Con la libertà è, non ha prezzo, e quindi dobbiamo cercare di sentirci più liberi noi per rendere un mondo più libero. Quindi l'augurio più bello che posso farvi anche per le vacanze e le ferie, per le feste natalizie, è la libertà di poter vivere in un mondo più libero a ogni lato geografico e in ogni paese, in ogni lato del mondo. La libertà di essere quello che sentiamo di essere e di fare in modo che anche gli altri possano sentirsi liberi di essere quello che sono. E anche se hanno un corpo formato dalla parte superiore donna e dalla parte inferiore una pinna caudale, avere almeno la libertà di sognare di un giorno di avere due gambe che possano camminare su questo mondo senza sentire il dolore, e di avere la possibilità di poter esprimere anche la propria storia e poterla raccontare agli altri. Auguri. Grazie. Grazie Vladi, grazie davvero. Non potevi farci regalo più grande, auguro migliore. Alessandra, grazie, sei stata bravissima. Io non conosco la lingua dei segni,
però mi sembra di capire che è una cosa proprio che fai veramente bene, come che fai veramente molto bene. Quel mio amico diceva, io no, non ho capito niente di quello che dici, come parli bene inglese. E lei è veramente molto brava. Vi ricordo, al Teatro Studio alle 18, alle 18:15 qui, ci sono due concerti di Natale oggi, il 31 in piazza con Motta e con Nada, e noi ci rivediamo il prossimo anno, l'8 di gennaio, con Francesco Cuccini, con Sergio Staino, per cui anche da parte mia tanti, tanti auguri e grazie. Buona domenica.